Mi piaceva molto l'idea di fare un parallelismo con un grande, altro grandissimo italiano che ha ridiscoperto il genere western, questa volta sì nel film, che è quella di Sergio Leone, della mano di Ennio Morricone. Perché era anche lì una situazione in cui il western partiva dalla musica, ossia Puccini musicalizza il western e lo stesso fa Sergio Leone della mano di Morricone. L'idea per me, in fanciulla, è abbiamo questo film che si sta girando, La fanciulla, non è un'opera, sino che è un film, la storia di Fanciulla è un film che succede dentro un set che sta dentro uno studio, diciamo. Dunque questi set variano, dipende l'atto in cui ci troviamo, e diciamo che si vede molto il backstage anche, si vede tutte quelle piccole cose che succedono in preparazione, che in realtà sono molto simili nel teatro e nel cinema. Quello che si aggiunge in questa cosa, a parte del backstage, è che noi vediamo poi delle riprese fatte dal vivo, ma con delle inquadrature cinematografiche. Puccini è molto cinematografico nella sua musica, e particolarmente in questa lui ha, diciamo, si dovrebbe dire il contrario, che tanti western sono stati musicalizzati alla Puccini dopo l'esistenza di Puccini. Ed un però nelle nostre orecchie, quando sentiamo questa musica, pensiamo spesso a certe inquadrature tipiche del western che sono molto, con molta tensione, con piani corti. Noi proviamo a restituire questo con un video live che viene proiettato su uno schermo in parallelo con la scena, diciamo, vista dal fuori.